Ciao a tutti, sono Andrea Geduzzi e sono qui per presentarvi il mio romanzo giallo A San Luca non si muore, edito da Il Loggione Gialli d'Amster. A San Luca non si muore nasce come una sfida, nel senso che ho sempre letto tanti gialli e dicevo chissà se riuscirò a scriverne uno. E, il mio primo romanzo infatti è stato una saga familiare ambientata tra la prima e la seconda guerra mondiale, quindi tutt'altra cosa. Il giallo dei punti fermi che devono esserci, la trama deve annodarsi intorno a questi punti fermi. Ho provato a sfidarlo, il giallo. Beh, fino adesso sono contento perché A San Luca non si muore ha vinto un premio al concorso nazionale Giallo Festival, un concorso molto importante, come miglior romanzo ambientato in Emilia-Romagna. Giallo Festival anche quest'anno ha avuto ospiti internazionali, nazionali, vi dico due nomi conosciuti, Carlo Lucarelli e Loriano Machiavelli, per dirne due. Sono partito da un personaggio. Con questo personaggio ho vinto con un racconto un piccolo premio. Intorno a questo personaggio gli ho creato il romanzo. È un romanzo giallo classico, nel senso che c'è un omicidio, un morto, anzi due, uno a Bologna e uno a Castello di Serravalle, cioè nella provincia di Bologna. Le indagini partono in maniera un po' farraginosa, i carabinieri indagano in un modo, la squadra mobile in un altro, l'opinione pubblica prende spavento, forse cosa c'è? Un serial killer a Bologna e nella sua provincia, la procura prende in mano l'indagine e trova dei punti in comune e decide di unirli. A coordinare le indagini è il sostituto procuratore Lombardo Beatrice. Lei, insieme al maresciallo dei carabinieri di Castello di Serravalle e a Paolo Ruggero della squadra mobile, sono i protagonisti. Riguardo a questi protagonisti, volevo leggervi una recensione di Antonio Quarta su un gruppo Facebook che si chiama 50 sfumature di giallo. Lo leggo testualmente. E dice: narrazione scorrevole e appassionante, con personaggi veri e reali, con le loro debolezze, passioni e piccole storie. Cercano di reagire con tutte le loro forze, anche se a volte vengono sopraffatti e schiacciati. Si rialzano, vanno avanti lasciando alle spalle eventi traumatici o sfavorevoli. Beh, questa recensione, oltre che più ampia e bella, mi è piaciuta, ma soprattutto perché ha proprio espresso quello che volevo dire io, cioè i personaggi, i protagonisti prima di tutto, con il loro lato umano. In questo giallo non c'è il supereroe che combatte il crimine in solitaria, ma ci sono personaggi buoni o cattivi con un'anima, mi piace dire, cioè personaggi in cui hanno dei momenti up, dei momenti down, in cui si trovano a fare i conti anche con se stessi. A proposito dei personaggi, un'ultima lettura breve di cosa hanno scritto i due editori, Katia Brentani e Massimo Casarini, sul retro di copertina. È una sera scura, strana e complicata, anche quella di Paola Ruggero, sovrintendente della Questura di Bologna. Nella stessa sera in cui Albanese sta pensando al corpo rotondo e al seno formoso della donna che giace al suo fianco su di un letto che odora di sesso, Paola guarda il cielo scuro ma non buio. È tornata a San Luca perché a San Luca non si muore. E da qui nasce il titolo, da qui nasce il libro, da qui nasce il romanzo. Per chi è di Valsamoggia e dintorni, ho in programma due presentazioni, la prima il 21 settembre a Castello di Serravalle, per ovvi motivi, e la seconda invece all'interno della Festa Fiera di Crespellano, il 28 settembre, cioè la settimana dopo. All'interno di questa manifestazione ci sarà con me Michele Rocchetta, amico e socio di scrittura, come amiamo definirci, che presenterà il suo libro e l'evento sarà presentato da Giampiero Rigosi, che molti di voi conosceranno. Il libro lo potete trovare in tutte le librerie, anche e soprattutto nella libreria della casa editrice che si chiama Libri su misura ed è in via 21 Aprile a Bologna o altrimenti Mondadori, Feltrinelli, librerie Coop e tutte le piattaforme online. Vi ringrazio di essere arrivati alla fine e se leggerete il libro spero che vi piaccia. Ciao!